Enrico Travaini, bomber degli Orizzonti United, è ex biellese. Nelle ultime due stagioni hai giocato qui, l'ultimo anno hai fatto 23 gol. Quindi, quali sono state le emozioni e come ti sei trovato a giocare qui oggi con la tua nuova squadra? Ma sicuramente l'effetto è stato un po' particolare perché cambiarsi in uno spogliatoio apposto è abbastanza particolare. Dopo 2 anni passati qua, dove ho lasciato degli amici, comunque oltre ai compagni di squadra, sono stati 2 anni in cui mi sono stato benissimo e dove un po' mi sono rimesso in gioco, dove mi sono un po' ripreso dopo qualche anno un po' dove ho fatto fatica. Quindi porterò sempre un bel ricordo di Biella. Chissà un giorno poter tornare. Si tornerebbe volentieri perché ho un bel ricordo fondamentalmente sia della società che della squadra. E comunque adesso sono con la maglia degli Orizzonti, sono contento che abbiamo fatto i 3 punti che oggi erano fondamentali. Tra l'altro, questa è stata una partita in cui si può dire che anche tatticamente sei finalmente riuscito a esprimerti nel modo più congeniale per te e i risultati si sono visti. Sì, penso che con le mie caratteristiche nei campi grossi come Biella faccio, insomma, sono. Per le mie caratteristiche sono un po' più ideali, diciamo, forse Cigliano, essendo un campo più piccolo, faccio fatica a trovare più spazio, che penso che sia la mia caratteristica principale, giocare negli spazi. Qua a Biella sicuramente non mancano, ecco. Come stai vedendo la squadra? Come stai vedendo il gruppo? Un gruppo quasi completamente nuovo che ha dovuto ripartire da zero. Come vedi questa situazione? Ma io penso che quest'anno, avendo cambiato tanto, essendo anch'io nuovo, il gruppo c'è molto unito e presi uno per uno i giocatori, penso che a nomi non siamo inferiori quasi a nessuno e si tratta solo di trovare la giusta quadra. Penso che oggi si sia visto un orizzonte diverso, più compatto, più determinato e sicuramente le impressioni sono ottime, positive, ma su questo non avevo dubbi sin dall'inizio dell'anno, ecco. E adesso arrivavamo da 2 sconfitte in cui avevamo fatto un po' di fatica a trovare anche la via del gol e oggi penso che fondamentalmente abbiamo concesso molto poco agli avversari, siamo espressi al meglio.